sentito il pilota Campano, ultimo a partire con il numero 2 ora Nicola Paola Brillante della scuderia New Generation Racing con la sua Radical. Yeah.
Castellone. Ultimo a partire Mastellone, perché sappiamo si è ritirato in precedenza Nicola Paola Almirante, che comunque aveva il quarto tempo con 2:26:73 nella prima manche. Castellone, felice, tranquillo all'arrivo dello slalom di Curinga in Calabria, giusto? Super felice, perché alla mia età, 71 anni, sedersi ancora in una macchina che è abbastanza prestante è molto interessante. Il percorso mi è piaciuto tantissimo, un po' insidioso all'inizio, ma oggi pomeriggio veramente è stato... Mi sono divertito. Diciamo che il percorso di gara è migliorato man mano che si gommava, giusto? No, man mano che riuscivo a conoscerlo meglio, diciamo la verità. Ecco, perché è la prima volta che vieni tu qua a correre in Curinga. Ma non sarà l'ultimo, perché mi piace questo. Bene, noi siamo felici di che tu vieni a correre qua in Calabria. So che già sei stato da noi allo slalom dell'isola di Dino, giusto? Sì, qualche sì. anno fa. Bene, vuoi salutare qualcuno? Beh, prima di tutto la mia famiglia, la scuderia che mi sostiene e un po' tutti i piloti. Tutti quelli che ti conoscono. I piloti di oggi, che veramente dei ragazzi eccezionali, che sanno dire la propria, la loro, e quindi un bocca al lupo per il futuro di tutti i giovani che si accingono a fare questo sport sano e molto interessante. Grazie Agnello. Ciao. Classe 1006, secondo classificato Mastellone Agnello.